Rita Mucarelli, questa iniziativa, questo gemellaggio simbolismo contro Sparma e soprattutto l'appuntamento di domenica con il Livorno. Cosa significa per il Sparma questa partita? Ma significa tanto, significa fare un salto di qualità importante, riuscendo a centrare l'Europa League, un obiettivo che all'inizio della stagione era sperato, quindi siamo lì a giocarcela e fino a quando ce la giocheremo, sperando che poi arrivino buone notizie anche da Firenze. Un gemellaggio con la comunità Antas che è nato lo scorso anno, ricordiamo l'ospitata che il Parma gentilmente ha fatto ai giocatori di Parma. Un gemellaggio che forse sta passando bene a tutti e due, incrociamo le dita. Sì, sicuramente, si è trovato l'anno scorso e il giocatore non ci ha fatto i risultati, quindi dobbiamo cercare di conservarlo e di coltivarlo, sperando di raggiungere tutti i traguardi. Capitano Lucarelli, mai provato a calciare un pallone ovale? Ma ci provai quando vennero loro quel giorno, ma non è che non riuscissi tanto bene, quindi penso che mi conviene rimanere con quello che avevo. E il capitano dei Panthers Parma, Tommaso Monardi, ha mai provato a lanciare una palla rotonda? Forse per qualche ragione scema, c'ho paura. Non va mica, non va. Ricordiamo Tommaso Monardi, nipote di Aldo, è un giocatore del Parma degli anni 50. Che ricordi hai tu del calcio e invece che cosa ti sta dando il football americano in questo momento? Io sono cresciuto con il calcio, comunque mio nonno ha detto che andrà sempre ai campi a giocare, insomma ho più strada che in casa, che la col calcio a pallone. Tutto adesso mi sta dando tanto anche a livello di valore personale, viaggio molto, faccio sempre nuove bicicle, proprio una passione che calcio e futuro. Domenica potrebbero regalare l'Europa a Parma città, chiamiamo all'appello i tifosi a vedere le due squadre. Grazie, venite allo stadio, i ragazzi sono popolari, non avete scuola. Capitano Lucarelli, chiamiamo il pubblico allo stadio domenica. Ma sì, c'è l'occasione di quest'ultima partita di poterla festeggiare con l'Europa League, quindi di salutare noi tifosi, così la squadra, con un doppio appuntamento da non perdere e vi aspettiamo a Rossi. Grazie mille.